ovviamente questo è un territorio ricco di storia, però anche un vanto, soprattutto per la notizia che è trapelata in questi giorni, che i territori pomeridiani di Valdobbiadene sono diventati patrimonio dell'umanità per il Crosetto. Qui abbiamo un testimone, Giovanni, che produce il Prosecco, oltre ad essere stato il nostro direttore di produzione di Anima Alpina. Come avete preso voi questa notizia? Insomma, è molto importante, un traguardo importante questo. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Diciamo che parlando con la gente del territorio, qualcuno si è un po' spaventato perché ha detto chissà adesso che vincoli ci metteranno, eccetera, no? Ovviamente, però la maggior parte della gente è contentissima perché comunque è un riconoscimento importante, non è un riconoscimento da poco, patrimonio dell'umanità, vuol dire che è come la realizzazione di il riconoscimento delle fatiche, dei sacrifici che ha fatto la gente su questo territorio, perché se il territorio è quello che è adesso, è grazie al lavoro di centinaia, migliaia di persone che tutti i giorni spremono sudore per renderlo quello che è adesso, perché hanno potuto renderlo quello che è adesso. E come dicevo ad Ale, nostri discorsi, nelle nostre chiacchierate, questo territorio è passato attraverso due guerre negli ultimi 100 anni. Io raccontavo spesso dei racconti della nonna di come erano i paesi qua dopo la prima guerra mondiale, dopo la seconda guerra mondiale, dove la gente non aveva da mangiare, cioè dove la gente ha dovuto emigrare, andare all'estero per mantenere la famiglia. Per la maggior parte rimanevano gli anziani, le donne, e dovevano portare avanti tutto quello che c'era. Quindi, a distanza di questi 100 anni, dopo questi due eventi così forti, vediamo a che punto è arrivato questo territorio, come si è sviluppato questo territorio. Per cui, bisogna dire solo grazie. Cioè, per me raccontare questa storia in questo film è stato come una sorta di ringraziamento a tutte quelle persone che tutti i giorni spremono sudore e fatica su queste colline, su queste montagne. Insomma.